Grazie anche pubblicamente. Mi alzo in piedi per farmi vedere, mi chiamo Gerardo. No, non c'è, forse mi sentono stesso. Io vi ringrazio pubblicamente perché in questo momento voi avete fatto quello che non è mai stato fatto, cioè una discussione in Consiglio Comunale. Siccome noi qua parliamo di diritto, io mi rivolgo operatori del diritto, quindi noi sappiamo che queste discussioni andranno fatte nelle sedi opportune, non in una sede informale. La popolazione di Ventotene conosce ora per la prima volta il progetto che non è stato mai approvato in Consiglio Comunale. Questa è una grave illegittimità, quindi parliamo di un progetto che non esiste. I consiglieri comunali, no, lei ha visto il progetto? I consiglieri allora, che erano in sede di conferenza dei servizi, si è andata a leggere il documento? No, lei ha leggere il consiglio comunale. No, la conferenza è stato approvato il progetto. Io vi ringrazio che avete visto il progetto. Il progetto andava registrato ai consiglieri comunali che sono deputati a questo scopo. Li conosce, non è stato mai approvato. Nessuno sapeva prima d'ora, ciò vi ringrazio, che cosa era il salvatore. La legge non prevede questo leader. Noi chiedevamo la valutazione di impatto ambientale, perché noi vogliamo semplicemente sapere cosa volete fare per il bene. La valutazione di impatto ambientale è una procedura dove i cittadini hanno il diritto di esprimere le loro posizioni con competenze tecniche. Se voi avete i tecnici, abbiamo anche noi i nostri tecnici. Nelle valutazioni di impatto ambientale non potete escludere a priori una parte della regione. È un funzionario della regione che ha detto che non c'è impatto ambientale. Noi crediamo che infatti ci sia impatto ambientale e crediamo di essere ascoltati. Questo crediamo, essere ascoltati. Grande! Quello che è l'iter di approvazione di un progetto lo regola la legge 50, la legge sugli appalti. Poi abbiamo Cantone che ci dà una bella. E quindi lei penso che. Lo so. Perfetto. Quindi sa benissimo che. L'approvazione di un progetto e quindi con la nuova con il 152 chi approva i progetti previsti nel piano di investimenti è la conferenza con la conferenza dei servizi il consiglio comunale è sovrano approvare una variante al programma di fabbricazione è sovrano allora. Il consiglio comunale decide le sorti dell'isola. I consiglieri sono depositari della sovranità dell'isola allora. E devono conoscere cosa viene approvato. Andate a vedervi la delibera numero 3 del 2011 e la numero 13 del 2011. Allora, non c'è il progetto. L'ha visto? C'è il progetto? Allora, c'è il progetto. Non c'è il progetto. C'è la strada alternativa. Non c'è il progetto di strada alternativa. Non c'è. Vado a vedere. Cerchiamo di visto che sede di conferenza dei servizi dove il comune di Ventotene ha dato parere positivo. Il consiglio comunale il consiglio comunale approvano i piani regolatori e le varianti dei piani regolatori e devono essere approvati i progetti. Non c'è il progetto, non c'è lo scritto, neanche per questo per lo scritto non c'è il progetto. Approvare un progetto, lì c'è scritto soltanto espresso un parere di compatibilità. Tu parla tecnicamente, si approvano i progetti e quelli che finiscono variando. Mi dispiace, la variante è uno strumento urbanistico, non porta all'approvazione. Sì, deve essere approvato il progetto, almeno preliminare. Nessuno ha mai visto il progetto. È stato detto soltanto c'è una contabilità. Chiudo subito l'incontro. Io l'ho premesso. Questo è un incontro perché tecnico. Con chi non ne sa e poi stiamo parlando di cavolate che voi sono questioni tecniche. Sono cavolate. Cavolate lo dici tu. Vatti a leggere. Fallo decidere a chi deve decidere. Sono politiche e io sono commissario e qui non si parla di politica. Lo faccio per i movimenti o per i candidati. Questo incontro lo faccio per la gente che ha problemi che vuole risolvere. Quindi o affrontiamo gli argomenti sotto questo profilo oppure chiudiamo questo incontro che mi sembrava invece molto interessante. Che vogliamo io fare? Io ringrazio, ci state illustrando questo il tavolo, non abbiamo mai visto, mai sentito. Non pretendiamo parlare per il passato, parliamo per il presente e per il futuro. Non può essere monodirezionale, no, abbiamo diritto anche di sì, ma non dobbiamo scadere a polemiche. Abbiamo detto facciamo richieste. Se la Salamone mandali avanti o no, però non c'è la linea, ma anche la linea.
programma suo, insomma, io voglio capire scientificamente che la sana moia non porta una modifica all'ecosistema. Lo dice lei, non lo dice ingegner Cima laureato al CEVU, ma lo dice uno studio di valutazione di impatto ambientale che sta agli atti, vi prego di leggerlo. Noi vogliamo il confronto, la valutazione di impatto ambientale. Noi non siamo contrari per te giudizio. La regione ha detto un'altra cosa. Non che mancava la valutazione di impatto ambientale. Non ci vuole, no, addirittura. Non serve la valutazione di impatto ambientale fatta dal gestore, infatti è il gestore che la propone. Perché non è un processo chimico, ma è un processo meccanico. Se vi andate a leggere la valutazione di impatto ambientale fatta dal gestore, i documenti firmati da biologi marini e tutta una certa competenza che c'è sul tavolo, poi discutiamo di quello. Posso? Mi dispiace, non ho con me la nota del Ministero dell'Ambiente che dice tutto. Ministero dell'Ambiente in una nota apposta che dovrebbe essere agli atti del comune, quindi se riusciamo ad averla potrebbe essere interessante. Il Ministero dell'Ambiente dice che la valutazione di impatto ambientale è un documento essenziale ed importante, ma non fatto da chi deve fare i lavori, da chi è parte interessata, ma da un terzo. Ed è un documento importante proprio perché siamo in area marina protetta, siamo in riserva marina. La valutazione di impatto ambientale non lo fa un terzo. Lei mi dice che faccio polemica quando parlo di comuni del partito. La valutazione di impatto ambientale non è un terzo. Non la fa un terzo. La deve fare. La valutazione di impatto ambientale è un organismo in cui partecipa il soggetto, partecipano gli stakeholder, se partecipano le altre autorità non lo può fare solo lei la valutazione di impatto ambientale. Attenzione. Qui c'è un organo che è la Regione Lazio che dice che non serve la valutazione, che Acqua Latina ha messo agli atti. Questo è il punto. Il resto. Il Ministero dell'Ambiente dice tutt'altro, mi dispiace di non averlo. Ma chi dice? Chi fa la valutazione dell'impatto ambientale non è il Ministero dell'Ambiente, sono le regioni. La regione si è una cosa, io.